Quello che mi ha colpito e mi è piaciuto del film è che rispecchia il carattere antiretorico di quella nazionale vincente. È un film che riprende il carattere poi di chi l'ha plasmata, cioè di Enzo Bearzot. Paolo, vabbè, adesso sembra di dire, ma Paolo Rossi che denigravano un po', me lo ricordo, ma denigravano a livello magari, ma chiamate coso, chiamate che... si è arrivata una delle punte più forti di tutti i tempi che abbiamo avuto. Mamma mia, che bellissimo. L'importanza di questa vittoria e di questi grandi, straordinari ragazzi, che io chiamo ancora ragazzi, che hanno conquistato il mondiale. Una squadra vera, persone autentiche che Paolo mi descriveva, ma ha scritto sempre tanto, ma che io ho conosciuto e posso confermare che sono tutte delle belle, oltre che grandi campioni, delle bellissime persone. Vivendo l'emozione, io ancora non vedo nulla, ma vi posso garantire, conoscendo questo vicino, che racconto per come potrà raccontare questo mondiale, che sarà veramente una cosa grande e emozionante. Grazie a tutti. Quell'estate luminosa ha segnato per me un cambiamento decisivo, come diceva giustamente Marco, forse siamo cresciuti anche meglio dopo quella vittoria. Io ricordo in particolar modo una cosa su tutte, cioè che ho capito in quel momento che la gioia può essere esplosiva, che la gioia può essere qualcosa che coinvolge tutti quanti. Ho provato, ma logicamente devi raccontare anche un'epopea calcistica, devi raccontare un trionfo. Quindi parte di quel materiale molto bello di un'Italia che non c'è più, che è un'Italia non soltanto di quella che tu vedevi in strada, con colori diversi, umori diversi, ma anche una televisione che era molto diversa. Dei veri e propri tesori, diciamo così, a livello di immagini, di suoni, e che sono in questo film. Il criterio era cercare di raccontare attraverso 11 tappe un percorso, perché se ci fate caso, questo, come nessun'altra vittoria, forse è questo che la rende speciale rispetto alle altre, davvero segue quello che in tanti film, in tante storie, in tanti libri noi troviamo, il viaggio dell'eroe. Me ne ricordo di farlo. Al momento in cui mi ha annullato, il giorno della partita successiva l'ho fatto con la Polonia, e invece sbagliando, in quel caso ho calciato, ho trovato il piede invece del pallone praticamente, e quindi mi sono pregiudicato la finale. Cosa posso dire che forse Cabrini non sbaglierà le rigore, perché il rigorista ero io. Io do sempre la colpa, ogni volta mi dicono quel rigore sbagliato, no, io non c'entro niente, quel rigore sbagliato è stato per colpa di Paolo, perché Paolo era il terzo rigorista, in quel caso Antonio non c'era, io ero il primo, Paolo il secondo, mentre prendo la ricorda del rigore mi passa dietro e mi dice, te la senti? Però erano solo persone che si sono prese in mano la propria vita, rischiando, andando incontro anche a brutte figure, ma avevano questa faccia, quindi chi entrava dallo spogliatoio per dire qualcosa riceveva quello che aveva seminato, quindi senza mezzi termini, senza parole. Quindi questa è stata, credo, è il patrimonio più grande di questa squadra.